L'arresto del marito, il boss Orazio Privitera, scovato in un casolare del Siracusano nel 2010 dopo essere sfuggito a un maxi blitz e da allora detenuto al 41 bis, aveva lasciato il clan senza capi, ma a ereditare il posto di comando è stata la moglie, Agata Balsamo, una donna a capo del clan Cappello, tra i più pericolosi di Cosa Nostra nella Sicilia orientale e per di più della sua frangia più violenta, quella dei Carateddi. E Tina Balsamo, infatti, il personaggio centrale dell'operazione Prato Verde, coordinata dalla Direzione Investigativa Antimafia di Catania in collaborazione con la BKA tedesca. Il blitz ha portato a una raffica di arresti, 27 ordinanze di custodia cautelare eseguite fra Catania, Siracusa, Milano, Torino e la Germania. E in manette è finita anche lei, la nuova reggente. Tina Balsamo gestiva il clan non soltanto tenendo i contatti fra il marito in cella e gli altri esponenti della cosca, ruolo che normalmente viene affidato alle donne di mafia, ma soprattutto prendendo le decisioni degne di un capo. Era lei a impartire gli ordini, a gestire il racket delle estorsioni, a controllare la cassa comune che serviva a pagare le spese legali degli altri affiliati in carcere. Una guerra di perizie, quella che si è scatenata nell'aula del Tribunale di Palermo, dove è in corso il processo sul caso Petrucci e con tanto di colpo di scena, perché ora un nuovo accertamento clinico disposto dal GUP proprio per fare chiarezza potrebbe mettere la parola fine ai dubbi sulla capacità di intendere e volere di Samuele Caruso. Il giovane di 24 anni è reo confesso dell'omicidio di Carmela Petrucci, la 18enne palermitana accoltellata a morte davanti a casa il 12 ottobre del 2012 per difendere la sorella Lucia, con la quale Caruso aveva avuto una relazione, che quella mattina rimase gravemente ferita. Ma le precedenti perizie disposte dal GUP avevano ipotizzato un parziale vizio di mente. Secondo quegli esami, infatti, Caruso al momento del delitto era sì capace di intendere, ma la sua capacità sarebbe stata grandemente scemata per effetto di una forma di paranoia. A smentire questa teoria, che se confermata avrebbe potuto portare ad un considerevole sconto di pena, è invece ora la super perizia che il GUP aveva affidato allo psichiatra Luca De Luca. Secondo lo specialista che ha deposto in aula, Samuele al momento del delitto era non solo capace di intendere e volere, ma anche avrebbe finto per simulare una condizione psicologica che potesse avvantaggiarlo al processo. Tutto era iniziato con una richiesta di aiuto arrivata ieri mattina intorno alle 11.30 al centralino della Guardia Costiera di Palermo. La chiamata era partita da un telefono satellitare di uno degli immigrati. Drammatica la richiesta di soccorso. Il gommone sul quale si trovava aveva il motore in avaria e ormai vagava nel canale di Sicilia in balia delle onde. La posizione comunicata dagli immigrati è stata poi confermata dai controlli della Guardia Costiera attraverso la localizzazione della telefonata. È scattato così l'intervento. Diversi mercantili che si trovavano nella zona sono stati dirottati verso il gommone. Giunta la settima edizione, la manifestazione Esperienza Insegna, che vede la partecipazione di 30 scuole di Palermo e provincia. Un momento di incontro e di confronto per i giovani, che presentano diversi progetti e sperimentazioni realizzate durante le ore di scienze e delle altre discipline scientifiche. Quest'anno il filo conduttore dell'intera edizione è la probabilità.